Presidente Cota, i primi suoi 8 mesi come capogruppo dei parlamentari leghisti qui a Montecitorio, un bilancio allora di questa esperienza qui in maggioranza? È sicuramente un bilancio positivo. Il gruppo della Lega Nord, dal mio punto di vista, ma penso di essere obiettivo, è il migliore della Camera dei Deputati, sia dal punto di vista della presenza, e su questo carta canta, lo dicono i numeri, sia dal punto di vista della qualità del lavoro parlamentare. Questo perché abbiamo tanti parlamentari giovani, preparati, e c'è anche un mix della presenza di parlamentari più esperti, ma che fanno gioco di squadra, quindi molto positivo per quanto riguarda il lavoro e per quanto riguarda anche l'atmosfera all'interno del gruppo. E abbiamo portato a casa anche dei risultati, a parte i provvedimenti del governo che sono stati in molti casi anche migliorati rispetto a quelle che sono le istanze della gente che ci ha eletto, quindi del popolo della Lega. Abbiamo anche messo in campo una significativa battaglia culturale con l'approvazione di una mozione, quella sulle classi di inserimento, che si propone proprio di affrontare con decisione un aspetto quale quello dell'immigrazione, dell'integrazione vera di chi arriva sul nostro territorio e deve accettare le nostre regole, non pensare di venire e di fare evidentemente quello che vuole. E in più abbiamo anche nei dibattiti parlamentari portato avanti per esempio l'idea della necessità di una regolamentazione per quanto riguarda la costruzione delle moschee. Anche questo è un tema non facile, ma come sempre la Lega ha detto la verità e non si è mai nascosta, e proprio per questo ha il consenso della gente, senza contare poi il federalismo fiscale che vogliamo assolutamente portare a casa, che è la riforma delle riforme, che è in discussione al Senato, ma che noi ci prepariamo a ricevere alla Camera. La spinta riformista della Lega all'interno della maggioranza, all'interno del governo, sembra davvero inarrestabile, ma le chiedo, l'inchiesta che sta coinvolgendo parte del PD può ostacolare il dialogo? Ma speriamo di no, perché anzi forse questa può anche essere l'occasione per riflettere su una giustizia che non funziona e su dei rapporti tra giustizia e politica che vanno regolamentati, sempre all'insegna della chiarezza, escludendo ogni forma di privilegio per quanto riguarda la classe politica. Però evidentemente se c'è qualcosa che non va e se ci sono interferenze, poiché queste interferenze evidentemente ci sono, perché sono anni e anni che dibattiamo su questi temi, ecco, forse oggi c'è una maturità nuova e anche da parte della sinistra non si difende più l'indifendibile come invece è stato fatto nel passato. I rapporti invece con gli alleati di governo e gli alleati qui in maggioranza a Montecitorio? Buoni, nel senso che poi lei sorride, dice non potrebbe rispondermi altro, no, sono buoni, oggettivamente buoni. Certo che bisogna sempre vigilare, perché evidentemente gli altri non sono la Lega, se la Lega avesse il 51% oggi avremmo già la Padania, non ha il 51%, si sta avvicinando progressivamente, diciamo, a questi numeri, e quindi dobbiamo vigilare a che i patti vengano rispettati. Una pausa per le festività natalizie, a gennaio però si ritorna a lavorare in Parlamento, le prossime battaglie, i prossimi impegni? Beh, si riprenderà subito a lavorare con il decreto università che dovrà essere convertito i primi giorni di gennaio, poi c'è anche il decreto sulla crisi economica sul quale stiamo lavorando, la Lega ha diverse idee che sta portando avanti in Commissione Bilancio, che arriverà in aula ai primi di gennaio, poi sicuramente avremo la nostra mozione sulla moratoria delle moschee e poi ci aspettiamo a ricevere con ansia il federalismo fiscale che dovrebbe arrivare nella terza settimana di gennaio, e quindi alla Camera ci sarà tutta la discussione, in Commissione e poi in Aula.